Colombia, si terrà il quarto convegno della Fondazione Ratzinger sul tema Il rispetto per la vita, cammino per la pace. Il diritto alla vita è infatti un principio fondamentale da proteggere per costruire la pace e la convivenza, ma è anche cuore pulsante del pensiero di Benedetto XVI. Partendo quindi dal contributo del suo magistero, saranno messi in evidenza il ruolo della religione nel dibattito politico, nonché l'originalità del cristianesimo in rapporto alle altre confessioni. In diverse occasioni del suo pontificato, Benedetto XVI lanciò appelli per la pace in Colombia, quindi non meraviglia che sia stato scelto proprio questo paese come sede del congresso. Ascoltiamo Germán Cardona Gutiérrez, ambasciatore di Colombia presso la Santa Sede. Io penseria che il diritto alla vita, specialmente. Ritengo che la questione del diritto alla vita, soprattutto nel caso del nostro paese, la Colombia, sia importantissima, perché è coinvolta in molti processi sui quali attualmente stiamo lavorando a livello nazionale. Possiamo dire infatti che il diritto alla vita è la via della pace, alla quale aspiriamo o che desideriamo ottenere noi colombiani. Che stiamo incontrando o queremos encontrar los colombianos. Papa Benedetto XVI, nei suoi discorsi alle autorità politiche durante i viaggi internazionali, ha ricordato più volte che fede e ragione hanno bisogno l'uno dell'altro e che la religione non è per i legislatori un problema da risolvere, ma un fattore che contribuisce in modo vitale al dibattito pubblico della nazione. L'appoggio ricevuto dalla Chiesa Cattolica è stato molto rilevante. Ma il lavoro che svolgerà questa istituzione nel periodo di post-conflitto sarà importantissimo. Infatti, in un paese in cui la stragrande maggioranza della popolazione è cattolica, persino i guerriglieri in Colombia lo sono, sono certo che accoglieremo tutti di buon grado il messaggio della Chiesa Cattolica. I paesi del Terzo Mondo sono da sempre gli attori più coinvolti in questo dibattito. Il convegno di Medellin servirà quindi a ribadire che una politica che prescinde da Dio è una politica destinata a fallire. Il presidente Santos ha chiesto che si firmi al più presto un accordo di pace con i signori della guerra. E quello che il governo colombiano chiederà è che l'appoggio, soprattutto da parte della Chiesa Cattolica colombiana, nel periodo di post-conflitto sia molto consistente. Cosa della quale sono certo. Per questo motivo Papa Francesco, ogni volta che ne ha l'opportunità, dice di pregare per la pace in Colombia, che desidera questa pace. E lo stesso diceva Papa Benedetto, il Papa Emerito, che la pace in Colombia era una pace di cui avevano bisogno non soltanto i colombiani, ma anche tutti i popoli latinoamericani.